Yeah, be cool, be cool. Just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Yeah, let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, be cool. Ciao a tutti ragazzi, io sono Manuel, ma potete chiamarmi semplicemente Ala. Benvenuti in nuovo video, nuova vita, nuovo gioco, Modern Warfare 3. La prima partita l'avete già vista, è stata una partita abbastanza scandalosa. Quindi piano piano ho cercato di accumulare un pochino di partite più divertenti, che in realtà ho registrato prima di partire per il Portogallo, dove sono stato per una settimana da adesso. E come vedete, questa forse era una delle prime partite in cui cominciavo a capire come funzionava il gioco. Cioè bisogna camperare come delle iene. Vedete, io sono qua in un angolino che aspetto che qualcuno arrivi. No, scherzo, dai, non bisogna camperare troppo. Sicuramente più che in Black Ops, almeno secondo me più che in Black Ops. Però ci sono dei momenti in cui viene l'ansia, perché magari sei a una kill o due da qualcosa di importante. Allora è meglio abbassare un pochino il ritmo, fermarsi, sentire bene l'audio, far capire da dove arrivano i nemici. E tra l'altro non so voi, ma io ho grossi problemi con le Triton. Magari qualcuno di voi ha le Triton X Pro. Io non riesco a capire da dove arriva la gente. Cioè, non solo non riesco a capire da dove arriva la gente, ma non capisco nemmeno di averceli dietro. Cioè, io sento dei rumori all'ultimo momento e zan, mi accoltellano dietro. E è una cosa un po' strana, perché mi ero abituato a contare abbastanza sulle mie cuffie. Adesso non ci posso contare, quindi i risultati sono leggermente peggiori. Quello che state vedendo in azione è il Reaper, che vabbè, immagino ognuno di voi abbia già visto molti video a riguardo. Comunque, non so, queste serie di uccisioni, il Reaper, la C-130, quelle che comunque si utilizzano direttamente, non sono molto convincenti, sono state decisamente depotenziate rispetto ad MV2. E io sono contento della cosa, perché erano decisamente overpower prima. Però ovviamente uno quando raggiunge 14-15 kill si aspetterebbe qualcosa di un po' più potente. Perciò mentre inizialmente utilizzavo appunto il Reaper, la C-130, poi più avanti ho cominciato ad utilizzare altre serie più interessanti, come quelle automatiche che ti permettono comunque di continuare a fare kill. Per serie automatiche intendo gli elicotteri che chiamate e rimangono in aria senza che dobbiate fare niente, per esempio l'elicottero d'assalto, il Pavlov o la H6. Attualmente, se non mi ricordo male, utilizzo elicottero d'assalto e Pavlov. No, elicottero d'assalto H6, perché la H6, non lo so, tutte le volte che ce l'ho contro mi stupra, non so a voi, quindi ho pensato che fosse interessante da tenere. Per quanto riguarda invece la mia classe, io non mi ricordo che classe fosse, perché questa è una registrazione fatta un bel po' di tempo fa. Vedrete alla fine che sono livello 23 e prima che partissi appunto per le vacanze. E non ho idea di che classe stessi utilizzando e non si vede durante il video, quindi penso avessi tiratore scelto, perché spesso tiro sull'arma e compare la scritta delle persone da molto lontano. Poi ho lo Scarelle, mirino laser, ma per il resto non posso assicurare niente, anche perché attualmente mi ricordo a malapena quali sono i perk, quindi abbiate pazienza. E direi che con questo è tutto per quanto riguarda il video. Parliamo invece del contest delle magliette con XB Shop. Se non sapete di cosa tratta, andate a vedere il mio vecchio vlog e lì ne parlo nella fine del video. Quindi andate a vedere, avrete tutte le spiegazioni a riguardo. Comunque era un evento, detto sinteticamente, in cui offrivamo in regalo due magliette a chi partecipava. Evento totalmente gratuito. Ci sono stati ben 400 partecipanti, 400 signori. In teoria dovevamo fare oggi la premiazione, come avevo scritto su Facebook, però non abbiamo avuto tempo, perciò cercheremo di farla nei prossimi giorni, comunque entro fine settimana, speriamo di sì. Io comunque sto mettendo a posto tutti i dati per poterlo fare in diretta, comunque cerchiamo di organizzarci e fare una bella registrazione all'interno del negozio. Con questo è tutto, ragazzi, il video è finito con un bel 27-2, una delle prime partite decenti che sono riuscito a fare in questo gioco, poi dopo fortunatamente la situazione è migliorata. Direi che è ufficialmente tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!